Scusa, ma tu che parte fai nella recita? Priscilla? No, io faccio Priscilla. No, no, tu non hai capito bene. No, Priscilla no, la faccio no, una. Entrambe nello spettacolo sarete Priscilla Macri, d'accordo? Va bene. Al lavoro. Ok. Buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione del nostro spettacolo di finale, Il diritto della seconda C, dato da un racconto di Stefano. Vi è mai capitato di sentirvi vecchi miliardi? Avete già visto e vissuto tutto ciò che è possibile su questa terra e immaginare tutti uguali in fila i giorni che verranno, come copie sbiadite di un unico giorno consumato in loro. Vi è mai capitato? Beh, certo, non pretendo di essere la sola, ma io ho 12 anni, non è un po' presto. Così pensava Priscilla Macri, all'ultima ora, nel banco penultimo della classe seconda C, mentre la professoressa tentava invano di riscaldare l'uditorio con il racconto delle costruzioni delle piramidi egizie. Tanta fatica, pensò Priscilla, per lasciare il segno. Bastava che mettessero delle grandi pietre alla rinfusa e ci avremmo pensato nei posteri a sostenere che erano le antiche rovine di un tempio colossale, mirabile prodigio di architettura, ahimè perduto. Nei posteri. Priscilla guarda la sua classe sconsolata. Lì nessuno avrebbe osato sfidare Segui. A malapena qualcuno avrebbe lasciato traccia di sé in un golf club. Era una classe della scuola più esclusiva della città. Sangue nobile e ricchi di idee, aristocratici e solvibili, avevano là convogliato la miglior prole. Eppure non aveva visto la luce nessun Cavour o Marie Curie, nessun movimento era nato se non quello eterno della testa delle generali secchie, che andavano in sincronia dal primo banco. Annuivano sempre qualsiasi cosa l'insegnante dicesse, anche che caldo oggi. Già, fa proprio caldo. Nel banco di tre gemelle, stremate da due ore di pettegolezzi e due di tema, si poteva ammirare un'altra coppia di fanciulle, occasionalmente silenziose. A sinistra, Lavinia, detta tacchinella per la gradevolezza della sua voce. Non geniali matrimonialistiche, ma grande intenditrice di jeans e scarpe. Qual è il passato del modo di fare shopping? Mamma mia, pensa a cose più importanti. Per esempio, come sta il mio naso? Bene. E a destra? Boba. Biondastra bronzata, campionessa di tennis, di nome Ter Roberta Torroni del Marcello, che a 12 anni aveva già al suo attivo diverse plastiche al naso. Nel banco dietro, Flori del Solitaria, Priscilla Macro, genio perverso, temutissima dagli insegnanti, 8 in tutte le materie, ma purtroppo senza fatica alcuna. Grande lettrice di giallo e dotata di quell'intelligenza naturale e ironica che fa incavolare i professori, specie se uomini. Dietro lei Maria Cristina, alte 6, destinata a un futuro da magistrata. Hai sentito al telegiornale l'ultima notizia legata alla politica? Cambieranno il senatore, il sud andrà in rovina. Come può non interessarti all'amministrazione del governo italiano? A chi interessa? E al suo fianco Rosabella, 13 anni di sex appeal, minigonne di cuoio, calzine fumè, con uno scuole di pretendenti dai 12 ai 20 anni, più debuti fuori quota. Ciao, sono Rosabella e in classe sono la più bella. Nella fila di destra non ho più. In prima fila Saverio, detto Ciccio, detto Ridimolo, perché non capiva mai la prima volta. È innamorato delle belle forme di Priscilla. Non capisco mai cosa ti conviene. Nel secondo banco Giorgino, elegante in completo di camuscetto, fidanzato di Lavinia, ma si dica la tradisca con una 14enne di Firenze da boutique. Oggi fa proprio caldo. Ma non è legato, non mi sopportavo. Seguito da Ettorino Sianatis, assai biondo, ricco, cattolico, famoso per le sue cartelle di pollo da 500.000. Guardandomene questa cautela, si può vedere che le cuciture sono fatte da un vero artigiano. Nel banco dietro, Leopoldo Lois, primo della classe, esperto del ramo computer e nemico giurato di Priscilla. Che vergogna, ne ho più basso in scienze e robe in mezzo.
figlio di industria conserviera. Quei 3 anni sono stati sfortunati. Dietro tutti, Carletto, detto il Kid, candidato a metà trimestre per chissà per il disguido. Tempista e autostoppista, senza alcuna tradizione né intenzione di studio, Bruno Coltruppo, l'unico che a Priscilla piaceva. Oh, rega, secondo me è la propria così vecchia che ci ha vissuto con gli egiziani. Tutta qui la seconda cena. A sentino rimpianti, una malata in vacanziere. Classe noiosa, conformista e corsa nei denti, pensò Priscilla. Tirò fuori da sotto il banco il suo album e si mise a disegnare. Cosa sta facendo la signorina? Non si degna neanche di seguire? Disegnavo. Ah sì? E cosa esattamente? Dinosauri. Per la precisione, uno stenosauro. Dinosauri? E posso chiedere il perché? Beh, lei sta parlando di antichità e mi sono venuti in mente loro. Tu sai, Priscilla, che quando c'era i dinosauri l'uomo non c'era? Ecco che comincia. E allora, vivevano lo stesso benissimo i dinosauri. Mangiavano spinaci, erbette o quello che c'era. E non dovevano alzarsi alle 7 di mattina per sentirsi spiegare la preistoria. La imparavano da solo. E chi di voi allora sa dire che si estinse i dinosauri? Erano troppo grossi? Anche, ma non solo. Priscilla, tu lo sai perché? Perché non c'era il WF? Sempre spiritosa. No, Alice, dimmelo tu. Dunque, professoressa, ci sono molte teorie in merito a questo argomento. La più recente sostiene che un grosso corpo celeste, entrando in contatto con la nostra atmosfera... All'ultima ora, i minuti sembrano ere geologiche. Mancano 4 giurassici e un cretaceo alla fine. Dio manda un corpo celeste ed estingue i profosauri. 2 ore di matematica, 2 ore di tema e adesso Lollis che ci riassume la creazione. Nessuno uscirà vivo da qui. Campanella, oh suono stupendo, canta vento d'angelo, oh corpo celeste, liberi! Andiamo ragazzi. Queste 5 galassie proprio non bastavano mai. Proprio da sclero, vero Priscilla? Non più noioso di ieri. Thank you.
sa che si drogava. No, ho sentito il professore parlare con il commissario. È morto avvelenato. Si è ammazzato? Questo non si sa. Perché non ci fanno andare via? Devi dirlo al commissario. Sì, sono un commissario vero. In prima fila parlavo con gli presi. Si trovano dei clienti. C'erano anche alcuni professori pallidi e allarmati. Che scandalo per la scuola più esclusiva della città. E c'erano dei poliziotti. So che vorreste tornare a casa, ragazzi, ma prima abbiamo bisogno del vostro aiuto. Il vostro compagno ha ingerito del veleno e vorremmo sapere se qualcuno di voi l'ha visto mangiare qualcosa. Lei, signora Savelli, era qui vicino? Io non è che lo guardavo molto, lui lo faceva vedere. Neanche all'intervallo? No. Ma fumava? Fumava cosa? Fumava sigarette, cioè quelle spugne. Fumava delle sigarette normali. Gli avete trovato qualcosa in tasca? No. E per caso è entrato qualcuno in classe? Avete visto Carletto uscire? Nessuno. Siccome c'era il tema la terza ora, nessuno ha fatto intervallo. Qualcuno è uscito, ma Carletto non mi pare. Io sono uscito, ma giuro che dovevo fare pipì, non è reato. E per caso avete notato qualcosa di strano, di insolito? C'erano molte mosche. Moltissime. Stamattina hanno tirato il sassolino contro la finestra. Ce ne siamo accorti tutti. Per dir la verità, oggi ho chiesto al Kid come si sentiva. Lui mi ha risposto bene, ma non mi sembrava un bene molto convinto. E poi... Non l'ascolti, è una balla. Se le da retta ci fa uno show di un'ora. Signorina Mapple, ci risparmi su ogni ironia. E per caso sapete se Carletto aveva delle antipatie? Se non andava d'accordo con qualcuno? Tutti zitti. Ipocriti. Non andava d'accordo con nessuno il Kid. Sopportava solo Priscilla e Ciccio. Al limbo difficile. Questo è un disadattato, diceva anche il suo profilo scolastico. Sono due che ti abbiamo qui, lei mi capisce. I genitori devo, sono genitori importanti. Questa è la sua considerazione. Tra mezz'ora li lascio andare, ora mi lasci parlare con una professoressa di italiano. Buongiorno. Buongiorno, sono la professoressa Danieli, insegnante di italiano. Tutto sommato stava diventando un bravo ragazzo, nemmeno con Dante sono riuscita a salvarlo. Spero che studiara di più lassù. Forse si è stressato troppo nelle 2 ore di tema. Vabbè, meglio qua. Arrivederci. Arrivederci. Priscilla, secondo te chi pensi chi sia sano? Cioè, qualcuno di noi pensi che possa? Ciccio, secondo te chi di noi poteva avercela col Kid? Non lo so. Tutti! Vediamo caso per caso. Le gemelle, il Kid le chiamava sorelle sì signore e diceva che in due non facevano un cervello. Quell'antipatico. Lavinia, fu lei a proporci di firmare una richiesta per mandare via quel... capo insopportabile. E se ricordate, il mese scorso il Kid disse a Boba che suo padre era un arricchito di guerra e lei gli tirò una scarpa. La più fashion della collezione. E Rosabella, la nostra vamp? Beh, sì, noi abbiamo avuto un flirt, ma non sono affari vostri. Oppure Maria Cristina, sempre all'ombra di Rosabella, innamorata del Kid, senza speranza. O mio, o di nessuna. Passiamo al settore maschi. Giorgino, una volta, se ricordate, già alla pallavolo, hanno anche fatto a botte. Quel giorno mi aveva fatto arrabbiare tantissimo. E Torino sembrava che lo odiasse. Sì, lo odiavo, perché lui odiava le mie cartelle. Era la nocchia. Quante pacche sulla testa si è presa dal Kid. E si girava e ringhiava. Smettila o ti ammazzo. E Lollis? Solo il suo respiro sulle spalle mi disgustava l'anima. E quanto a te, Ciccio? Io? Perché? Perché lui era alto e magro. Beh, quindi anche tu eri invidioso. Ma che invidia! Io sono di eccezionale bellezza. Prendo un giro? Certo, cosa credi? Che si ammazzi per così poco? Allora, Priscilla.
Camilla, dicono che sia una ragazza molto sveglia. Hai niente da dirmi? Ha scoperto chi di noi è l'assassino? Priscilla, dimmi perché dovrebbe essere uno di voi. Se no, perché ci tenete chiusi qua dentro? E perché avete chiuso il portone della scuola? Finora non ho visto uscire nessuno. Vuol dire che avete accettato che il kid è stato avvelenato durante le ore di lezione, non è vero? Ebbene sì. Secondo il medico legale, il veleno è stato ingerito tra le 11 e mezzogiorno. È un veleno che agisce in un'ora circa. Si chiama curarina? Potrebbe essere, perché? Ho letto qualcosa del genere, addormenta poco alla volta, in modo quasi indolore. Il kid non si è neanche lamentato. È rimasto lì, senza che ce ne accorgessimo. Tra l'altro, dormiva quasi sempre all'ultima ora. Aspettiamo le analisi. Cos'altro puoi dirmi? Che siete nella cacca. Il kid non è uscito di classe in quell'ora, quindi significa che l'ho preso qua dentro. Pensate sia stato fatto di proposito? Pensiamo di sì, suicidio. Invece no! Mi stai prendendo in giro. Se lo crede, come non detto. No, continua pure. Vorrei un cappuccino e due paste, con la frutta. Signorina, a me mi uccide le paste. Arrivo subito! Commissario, i genitori telefonano, i ragazzi non andranno a casa. Tra 10 minuti li lascio andare, ma ora fateli stare zitti. Ok, continua pure Priscilla. D'accordo. Lei prima mi ha chiesto se oggi avevo notato qualcosa di strano. Vede, io a scuola mi annoio molto. Commissario, se un lago tranquillo e uno ci butta una pietra, tutti lo notano, no? Così, se c'è molto silenzio e uno si annoia molto, ogni piccola cosa che accade, ogni cosa che rompe la noia, pluff, ti colpisce. Allora, oggi nel lago di noia sono cadute, anzi, accadute due cose. Primo, per tutta la prima ora il kid non scriveva, faceva finta, l'ho guardato 2 o 3 volte e leggeva un giornalino. Guardi sempre in giro durante il tema? Lo finisco 20 minuti, poi lo correggo un po' per far finta di lavorarci ancora. Cose di miei geni, non so se le può capire. Vai avanti. Invece, oggi c'era qualcuno che scriveva a velocità doppia del normale, come se avesse una gran fretta. E non è uno che lo faccio abitualmente. Così, se il kid non scrive e un altro scrive molto in fretta, si può supporre che l'altro stia scrivendo anche il tema del kid. Poi è successa un'altra cosa. Il sassolino alla finestra. È vero, qualcuno l'ha tirato, ma non da fuori, da dentro. Eccolo qui, l'ho trovato qua. Perché uno tira un sassolino contro una finestra, commissario? Per attirare l'attenzione. Forse chi l'ha tirato voleva che tutti noi guardassimo verso la finestra dove era stata lanciata il sassolino e non da un'altra parte dove forse, probabilmente, stava succedendo qualcosa. Commissario, i genitori stanno chiamando, i ragazzi devono andare a casa. Dica a quei signori che se non la smettono di rompermi le palle, tengo i ragazzi chiusi qui una settimana e li catturo anche! Ah, questi genitori, continua a colpiscila. Qualcuno colpisce la finestra con il sassolino e cosa succede? Che qualcuno passa il tema al kid. Ma questo non è un delitto. No, commissario, ma se quel qualcuno è una persona che lei non si aspetterebbe, qualcuno che non avrebbe nessun motivo per farlo, cosa penserebbe? E proprio da qui che ho iniziato la mia indagine, lì per lì non ho notato il passaggio.
passaggio del tema, ma ho notato che qualcuno continuava a scrivere a Zarudio come se avesse una gran fretta. E io credo che, se noi guarderemo il suo tema, sarà visibilmente scritto in fretta, ma non sarà lungo. Poi, verso la quarta ora, anche Kid ha iniziato a scrivere a tutta birra. Va bene, ma non esiste il reato di copiatura. Vuole per favore chiamarmi Kid a biblioteca per verificare? Buongiorno, sono la bibliotecaria. Avete bisogno di aiuto? Sì, grazie. Certo, arrivo subito. Vorrei convocare la macchia, pardon, la numero 29. Posso farti una domanda alla macchia? A te non rispondo, vipera! D'accordo, allora riferire le domande al commissario e te le farò a lui. Cosa vuoi sapere? Hai mai copiato la nocchia? Io? Ma cosa ti sa in mente? Beh, visto che ti sei seduto in mancoppo prima della classe... Senti, Bellina, se lo vuoi sapere, quando ci sono i compiti in classe, io e Lollis mettiamo del libro in mezzo, così non ci viene neanche la tentazione di copiare. Contenta adesso? Lo sapevo, ma volevo conferma. Quindi tu non vedi mai cosa fa Lollis? E lui non vede mai cosa faccio io. Ah, non sa cosa perde. Me lo chiami, per favore. Ciao, Lollis. Non mi chiamare così. Non mi chiamare così. Dottor Lollis, il tuo ultimo compito di matematica, 3 giorni fa, non era un granché. E a te cosa interessa? Voglio dire, strano da 9 di media passare a un 7 così. Può capitare. A te non dovrebbe capitare. Mi aveva molto stupito quel voto, Lollis. Quasi come il 7 che aveva preso il Kid. Vedi, delle volte va bene e delle volte va male. E perché le fate vedere? Tu sogni! Dai, per favore, scommetto che se andiamo a rivedere i tuoi compiti di matematica gli errori sono più o meno uguali. Non potevi certo far prendere un voto alto a chi se ne sarebbero accorti. Allora ti sei sacrificato e forse gli hai detto dove cambiare qualcosina. Ma non è vero, io non passo mai. E io dico di sì. Sai, ho ripensato a quel compito oggi. Per uno come te era inammissibile fare quegli errori. E non eri stupito né deluso quando hai preso 7. Così hai deciso di aiutare il Kid e di fare il problema. Sai, ti ho visto oggi. Hai pedalato a scrivere per 2 ore, quando normalmente te la cavi poco più di una. Sei un orologio, Lollis. Sei un orologio, Lollis. E allora perché ti sei messo a cambiare gli orari? Stai farneticando, commissario, non mi dica che devo corrispondere. Sì, che deve. Non hai prove! È vero, prove non ne ha. Voglio dire, i tuoi compiti di matematica quasi uguali e non ti va scritto molto in fretta, sono una cosa strana per te, Lollis, ma ci vorrebbe, che ne so, la brutta copia del tema passata al Kid, oppure... Ecco il libro di chimica dell'università che mi hai chiesto, Priscilla. Spero che sia d'aiuto. Grazie mille. Quanto hai scienze, Lollis? 10. Certo, se leggi dei libri così sei 10 anni da noi. So che sei molto più bravo di me in scienze. E che tuo zio è un famoso biologo. E questo come lo sai? Ti vanti spesso delle tue parenti del dottor Lollis. Ecco un altro dettaglio che mi è tornato in mente. 2 settimane fa, tu leggevi questo libro. In quel momento non mi sembrò strano, insomma, anche io mi porto a scuola i libri di Poe e di Agatha Christie. L'hai preso in prestito dalla biblioteca della scuola, vero? Sì, e allora l'ho regolarmente richiesto. Certo, certo. È un libro che parla molto di veleni, no? Guarda qui, c'è un intero capitolo. Beh, tieni bene che libri, Lollis, sembra nuovo. Anzi, guarda caso, è nuovo. È un'edizione di quest'anno. Beh, sei generoso, Lollis. Prendi dei libri vecchi dalla biblioteca e ne riporti dei nuovi. Scusa, con questo cosa vorresti mostrare? Lollis, non ce l'hai nessuno!
matematica. Per scriverlo ho usato una velina sottile, quei fogli che ti ho visto usare spesso. E chi manda giù? E anche con il tempo ambedisce e ingoia il veleno. Ti mostrano! Dov'è la tua bella stenografica, Lollis? È la prima ora la vedi, te l'ho vista? Non lo so, credo di averla persa. Ma guarda, l'ordinatissimo Lollis perde la stenografica, non la cerca, non si preoccupa, non chiede se qualcuno l'ha vista. Ma io invece credo che la troveremo, la tua stenografica. Forse giù in giardino, sotto una finestra. Quella di scritta, dove stavi appoggiato prima? E spiegami un'altra cosa, Lollis. Perché hai preso un libro vecchio dalla biblioteca e ne hai riportato uno nuovo? Te lo dico io, Lollis. Mi dia un suo libro, per favore. Vedi, è tutto sottolineato. Tu hai questa mania, se no non riesci a studiare. E non sarebbe stato bello portare un libro dove erano sottolineate le parti riguardanti i veleni? Così, se non ti basta il tema, il libro, la stilografica, voglio dire che se con l'autopsia troveranno dei pezzi di carta velina nello stomaco del kid, questo particolare assumerà un nuovo aspetto. Non penseranno solo che era la sua meretta preferita e sicuramente troveranno della curarina nella casa di tuo zio. E se vuoi che continui... Ecco il collega. Ma guarda, sei fortunato, Alex. Hanno trovato la tua stilografica. Ma Alex, perché l'hai fatto? Immagino sia per quella storia della media dei punti della classe, no? Quella per cui facevi tutti i calcoli sul tuo diario. Sì, senza i suoi 3-4 poteva mai essere la classe migliore della scuola. E invece, con i suoi votacci non avevamo nessuna speranza di partecipare al concorso nazionale. Quello delle classi moderne? Sì, voglio dire, lui non c'entrava niente con noi. Cosa serve studiare e impegnarsi se poi un centrone qualsiasi ti rovina tutto? Faceva perdere tempo, le cose dei professori. Eravamo così una bella classe. Devo dire che in un primo piano eravamo indirizzati verso la via del suicidio. Beh, ovviamente avremmo avuto dei sospetti. Beh, non ne dubito. Grazie di tutto. Grazie del cappuccino. Sai, sarei felice di avere una figlia come te. Sebbene non ne sono molto sicuro. Finalmente le ragazze ne possono andare a casa. Ed ecco la prof Pellegrini alle prese col microfono. Volevo presentarvi si sente? Sì. Allora, ecco i nostri attori in ordine alfabetico. Teodoro Beretta.
Flavia Giorgio, la narratrice. Sul sito della scuola.